Guai, come insegna il linguaggio comune, dare del cane ad un incapace, perché le immagini rivelano ben altra abilità. Sono quelle dei fantastici praticanti il disc dog, disciplina ereditata dagli americani e da chi se no, che ha fatto tappa a Padova nel contesto della manifestazione intitolata Quattro Zampe in Fiera. Le evoluzioni di questi incredibili atleti nel recupero del frisbee hanno consentito di apprezzarne le capacità acrobatiche e gli straordinari riflessi. Oltre ad agilità e velocità, il nostro amico a quattro zampe deve anche saper dimostrare una perfetta intesa con il proprietario. Il disc dog, pur nella dimensione ludica, si rivela uno straordinario elemento educativo e sociale, nel segno della salute del cane, grazie alla coordinazione dei movimenti, ma anche della sua disciplina e della sua capacità di dialogare con colui che identifica, secondo il pensiero canino, come il cosiddetto capobranco. Il lancio del frisbee e lo spettacolare recupero da parte del cane costituisce quindi il coronamento di un progetto importante nella definizione dell'intesa amico a quattro zampe, uomo, naturale e storica, ma urgente di particolare attenzione perché noi e loro possiamo autenticamente parlare la stessa lingua. Diffusa in tutto il mondo, dopo essere nata quasi per caso negli anni 70, la disciplina del disc dog può vantare oggi numerose federazioni e vari campionati a livello internazionale. Digitando la parola disc dog in rete si possono ammirare migliaia di video all'ultimo frisbee. Spettacolo sì, ma con la dovuta cura e attenzione.